tu per un club, quello Giuliano, che ha fatto la storia di questa disciplina nel nostro paese. Forse in questo Castel Magnago non è da meno, perché in Italia la storia di uno sport come la pallamano è stata scritta non solo con gli scudetti, ma anche con la passione e la continuità. Se è davvero così, Trieste e Castel Magnago, squadre tanto rivali sul campo diverse dal palmarès, possono andare a braccetto. Buona pallamano a tutti con queste splendide parole di Sergio Luoni. Grande Sergio, ecco, bellissimo. Iniziamo anche con l'aulica, con la retorica, benissimo. Ed è stato proprio un inizio speciale, direi, specialissimo, sì. Con grandi emozioni, effetti, e queste parole splendide, veramente, esatto. Per quella che è la partita. Trieste Cassano, vediamo. Subito, vediamo... Popovic centrale, adesso Belotti che va centrale, abbiamo Dorio pivot che scarica su Fantinato, Popovic scarica su che va a cerca prende primo gol di Fantinato, 1-0 per la Pasce, Marco Fantinato, la Pasce battizzato oggi così. Abbiamo ovviamente Nicolò che ha forgiato una serie di soprannomi che useremo stasera per vedere e quindi leggeremo per adesso da un foglietto, ma il succo non cambia. Sono sempre giocatori Cassano, vediamo Dorio si lascia superare, scarica ma molto bene la difesa Cassano, vedete addirittura l'ala dove difende, difende molto vicino al secondo. 1-0 per adesso, 1-10. 1-10, bravo che lo dici, così almeno sappiamo. Sappiamo. Pivot, Dorio se l'è perso. Ci prova! Rigore! Spenta, ma ovviamente sì. Rigore per il Trieste. Cartellino giallo per Mattia Dorio. Festeggia così Ivan, la convocazione nazionale con una subito vediamo iniziale paratona. Non sarà vediamo. Facile. Ma carico molla, sfuggire. Lo vedo carico molla stasera. Nell'angolino Postogna sarà ovviamente un confronto tra giocatori papabili per il posto del portiere titolare nazionale. 1-1, 1-48. Scusate, abbiamo ma Luca che spippola. Ho dimenticato dell'Aviticker, quindi pareggio al yes. 2 minuti quasi. Dovrebbe essere Trieste, Luca, sì. Dicono di sì, sì. Esce Dorio. O se no duri muli, lo sapete, esatto, vero? Esatto, Fantinato, Popovic, ma Popovic, ovviamente... Ma un po' troppo centrale. Sì, troppo Postogna centrale. Neutralizza. Postogna non ha neanche dovuto cambiare la posizione. Era già fermo lì. Scarico, palla quasi persa. Non abbiamo detto però, Cassano con classica maglietta divisa amaranto e Trieste in completa, esatto, tenuta nera. E arbitri 30, pantaloncini scuri e maglietta azzurra. Vabbè, ma che si riconoscono, che si riconoscono. Liliana Rosca da La Spezia e Gianna Stella Merisi da Magenta. Ecco, molto bello questo gol. Bravo, non... Vai a leggere un po' di giocatori del Trieste. Allora, molto numero 10, Crespo, Fanti, quindi contratto. La nuova entrata. Crespo Diego, ecco, che palla nuovo... lunga, palla persa, primo errore di Postogna, 2-1 Trieste. La new entry 2-47, del Trieste, sì, quindi abbiamo già visto l'azione, il numero 10, Crespo Diego, che è lo spagnolo che è arrivato. Ah sì, guardiamolo bene, eccolo lì, abbiamo Trieste, visto. Quindi studiamo un attimo, vediamo. Esatto, gioca secondo da sinistra in difesa. Grande Crespo sta incitando i compagni di squadra, il Cassano è già sotto, 2-1 Trieste, possibilità il Cassano per fare il 2-2. Ricordiamo Belotti centrale, Fantinato sinistra, Popovic adesso scarica con Dorio che esce, va, ritorna a pivo, Belotti cambia direzione, va. Fermato sempre da cartellino Crespo. Giallo, cartellino numero giallo. 13, Massimiliano Dinardo. Dinardo, sì. Due, sì, Dinardo. Giallo per Dinardo. Voleva scaricare a destra, Belotti si era visto per Fantinato, chiama schema Belotti. Ah, ok. Popovic doppio pivot, sale Lamendola che è il pivot ufficiale, va, beh, diciamo che di viene Postogna. Anche trattenuto. Parata però. Numero 9. È stata una parata bella. Sì, però una bella era parata. Stato... Un cartellino giallo per il numero 9 questa volta, Alex Pernic. Dobbiamo dire subito che abbiamo Marco Lamendola che gioca terzino sinistro sul ruolo che è sempre stato quello di pivot, ora occupato da Dorio. Non scarica detto appunto Popovic. Chi c'è fuori per il Cassano. Chi bravo, manca? Peccato, ho scaricato male subito su Belotti ormai... che va a riprendersi la posizione. Ed ecco, si riparte, difficoltà del Cassano, diciamo, bella difesa del Trieste. Obad e Scicci sempre infortunati, quindi infortuni abbastanza lunghetti, anche se per Obad passivo ormai essere quasi e va a tirare, a riprendere gli allenamenti. Quindi insomma due ricordiamo elementi, rottura della costola per Obad, ecco, del polso,
Molto bravo Ivan, molto bravo. Due elementi molto importanti, bravo Ilic, per Cassano, Belotti, sarà un po' duro, ecco. Scarica su, vediamo. Popovic, durissima. Punteggio fallo. Sempre 2-1 quando siamo mai al quinto minuto del primo tempo. Quindi ricordiamo le defezioni con Obrad per le costole, Cisci, esatto, per diciamo, oh, si è fratturato il raggio della mano sinistra. Esatto. Un vero peccato, perché sì, ci hanno confermato. Poteva essere convocato la nazionale. Poteva essere uno dei papabili, anche lui convocato in nazionale, però questo infortunio. Ricordiamo Ilic invece, il nostro portiere, sì, che è stato convocato in nazionale. Infatti, Ivan ieri sera mi diceva, facendo due tiri, che è molto dispiaciuto perché gli è stato chiesto addirittura di dare quindi questo contributo per la nazionale. Lui ha 30 anni, non è che possa avere altre opportunità di questo tipo. Forza Dorio, torna e poi guarda, ecco li scarica, ma lo tiene Fantinato. Parata, ma c'è, Dorio non la prende. Peccato, forza Dorio, torna, troppo lungo, diciamo, ha chiesto troppo a Dorio, convinto fosse Bellotti, ma ancora palla rubata da Saita, che oggi vediamo in campo dal primo minuto. Grande Saita.